Salve amici, oggi vi faccio vedere gli ingredienti che di solito uso per finire di condire il pesto di aglio orsino, per poi usarlo nella pasta o a merenda. Se non sai come si fa il pesto di aglio orsino, clicca l'icona sopra che ti porta direttamente al video. Metto un vasetto della mia conserva, sono circa 200 grammi, nel tritatutto. Possiamo tranquillamente usare anche un mixer. Se vogliamo dargli un gusto particolarmente delicato al pesto, basta aggiungere 2 cucchiai di bulbi di aglio orsino in conserva. Scusciamo 5 noci ed andiamo a tritarle finemente. Le dosi che andrò ad indicare sono per 2 persone. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, perché troverete ricette andate perse, ricette delle mie bisnonne. Tagliamo finemente 3/4 di cucchiaio di pinoli. Prepariamo 3 cucchiai di parmigiano reggiano e 100 ml di olio di oliva. Aggiungiamo al pesto i pinoli, le noci e un po' di olio di oliva. Tritiamo per pochi minuti. Poi il parmigiano e il restante olio di oliva. Tritiamo il tutto per 2, massimo 3 minuti. Assaporiamo. È buono. Ed andiamo a condire le nostre pietanze. E credetemi, condito in questo modo, il pesto di aglio orsino è senza eguali. È favoloso, saporitissimo. Buon appetito! Ciao, alla prossima!